spero che non mi vengano persone a trovare a casa, perché è imbarazzante, è un danno alla qualità della vita, è un danno economico. Casa mia è in vendita da 2 anni, ma non la vengono neanche a vedere. Cioè io chiedo, faccio una domanda a un politico, lei verrebbe a vivere qui? Lei crescerebbe qua i suoi figli? Qui siamo a nord di Montichiari, da questa parte ci sono 2 cave molto grandi di ghiaia che stanno scavando da vari anni. E quando si fa una cava c'è il ripristino obbligatorio, però non è mai stato fatto un ripristino qua a Montichiari, mai. Cioè è stata fatta la buca, è rimasta così come avete adesso. E cos'è il ripristino? È questo. L'unico ripristino che fanno è riempirla di rifiuto. Ho dei bambini che vanno a scuola a Vighizzolo, sono stati male perché è arrivata un'ondata proprio forte di odore. E hanno cominciato con sentirsi male, ma anche comunque noi mamme, perché quando a Vighizzolo arriva questo odore il fastidio è alto. Sono andati là, ma hanno detto che l'odore non proveniva da lì, che era probabilmente dato dalle concimazioni dei campi. Non hanno risolto nulla, ASL e ARPA. Insegnanti sulla porta di scuola che non potevano far entrare i bambini col fazzoletto sulla bocca. Come si fa a dire che non si sente l'odore? Era fortissimo. Qui siamo davanti alla discarica Valseco 1, che è di materiali speciali tossico-nocivi di 1.800.000 metri cubi esaurita, e l'ampliamento Valseco 2 di 950.000 metri cubi. Questa è attigua proprio alla Pulimetal, che è un'altra discarica. Le discariche di Montichiari sono tutte confinanti. Siamo anche sostenuti da varie persone qua di Vighizzolo che magari durante il tempo libero, pensionati così, girano comunque questa zona in bici o a piedi e ci dicono: guardate che là, se noi magari non siamo presenti tutti i giorni, ci segnalano delle cose. Ecco, questo è importante perché la gente comincia a prendere un po' coscienza e anche aprire gli occhi su certe cose che magari prima non faceva. Ecco. Confinante con Pulimetal c'è Eco Eternit, che è una discarica di rifiuti contenenti amianto, presumibilmente di Eternit. È successo che il cavatore che ha scavato prima non è stato controllato da nessuno, lui ha cavato di più del dovuto, andando molto vicino all'altra discarica e rischiando di farla crollare. E nessuno voleva metterla in ripristino perché era costava molti soldi per ripristinare il setto, no? E finché è arrivata questa ditta qua che ha detto: no, metto a posto io le mie spese, però ci mettiamo dentro l'amianto. E poi abbiamo scoperto altre cose su il camion che si è ribaltato un mese fa, ha ribaltato il carico di Eternit, il carico di Eternit non era trattato. Qui siamo a pochi metri da Eco Eternit, c'è quest'altra buca molto grande, ma non è solo questa che vedete, perché dove c'è quel capannone là smesso, dall'altra parte c'è un'altra buca e la ditta vorrebbe ampliarla tutta, buttare giù il setto, e ha già fatto la richiesta a ottobre in regione, in provincia e in comune di aprire una discarica come questa di contenenti amianto, di rifiuti contenenti amianto. Cioè nel 2012 non si può usare una discarica e buttare giù l'immondizia così con tutte le cose che ci sono adesso. Non viene trattato il rifiuto prima e non viene abbattuta l'odore almeno. Invece adesso hanno tentato di fare qualcosa, ma perché? Perché ci siamo stati alle costole fino adesso. Ma perché dobbiamo farlo noi cittadini? Noi non vogliamo più niente qua a Montichiari. Questo sia chiaro.